Ciao Luisa, vieni qui a darmi un abbraccio. Allora dimmi, com'è andato il tuo viaggio? È andato tutto bene? Ah, lasciala stare, probabilmente è stanca. Non sono stanca, solo non voglio mangiare. Ah, questa donna è molto fastidiosa. Fai qualcosa. No, tuo padre non farà niente. Questa casa deve seguire le regole, che sono le mie. E chiunque metta piede qui dentro le rispetterà. Papà, dille che deve lavarsi le mani, altrimenti non cenerà. No, lascia stare, non vuole lavarsi. Non lasciare nulla. Le regole sono a modo mio. O fa quello che le dico, o fa quello che le dico. Sì, hai ragione. Eloisa, vai a lavarti le mani. Oh, non posso crederci. Lo dirò a mia madre. Eloisa, vai a lavarti le mani. No, lasciala parlare con sua madre. Voglio vedere cosa ne penserà. Basta, Dani. È solo una bambina. Non permetterò che queste cattive abitudini prendano nella nostra casa. Vai a lavarti le mani! Accidenti. La ragazza è andata a lavarsi le mani in bagno. Probabilmente è sua madre che non le insegna bene. Ecco, siete felici ora, sorelle. Possiamo mangiare adesso. Prima di mangiare, pregheremo, va bene, per poter ringraziare per il cibo. E per favore, consegnami il cellulare. So che ce l'hai con te. Consegna, Luisa. Ecco, il cibo è pronto. Abbiamo già fissato le prossime scadenze, ma preghiamo, prima. Mamma, non ce la faccio più a stare qui. Le mie vacanze sono orribili. Papà non fa niente. Sembra che abbia paura di lei. Già, allora diglielo. Tu, perché io non ne posso più. Allora è salito e glielo ha detto. Ma lui non aveva capito niente. Gli ho detto, ma lui non aveva capito niente. Solo dopo mi ha detto che non aveva capito niente. Amore mio, pronto? Cosa sta succedendo con mia figlia? Dimmi. Niente, perché me lo stai chiedendo? No, perché mi ha chiamato qui, dicendomi che sono le peggiori vacanze della sua vita. Ah, sai come sono i bambini. Eione, fammi parlare con lei. Ah, è Dani questa. No, passa il telefono a lei, voglio parlare anche io con lei. Ciao Eione, tutto bene? Sono Dani, lascia che ti dica una cosa. Non sta succedendo niente a tua figlia, va bene? Non so se lo sai, per quanto possa sembrare incredibile, anche lei non sapeva che qui a casa ci sono delle regole. Non è come a casa tua dove può fare quello che vuole. Guarda, non voglio discutere con te. Ora, svegliare mia figlia alle 5 del mattino, costringerla a fare cose che non le piacciono, per me queste non sono regole, ok? E ciao a te. Ha chiuso il telefono in faccia. Dobbiamo avere una conversazione. Seria, devi capire i comportamenti di Eloisa. Non possono continuare. La nostra casa e le regole devono essere rispettate. Ma questo non è il suo tipo. Ah, di nuovo la solita storia. È stata sua madre a insegnarle a essere così. Va bene, ma da oggi le cose devono cambiare allora. Sempre la solita storia. Quando? Vado via. Voglio andare adesso. Chiedi il permesso così. Posso entrare? Non hai visto che stiamo parlando? Figlia, aspetta. Aspetta niente, papà. Voglio andarmene oggi. Chiedi permesso. E allora sì che possiamo parlare. Altrimenti, nessuno parlerà qui. Permesso, papà. Puoi dirmi quando me ne vado? Tra due giorni, figlia cara. Ah, grazie a Dio, non ne potevo più di restare. Ora, figlia, siediti qui per fare colazione. No, preferisco bere acqua. Ho bisogno di parlare con la madre della tua bambina. Qual è la mia tradizione per rispettare nessuno? Cara, papà farà colazione e ora vado al mercato. Va bene, papà, ma tornerai presto. Torno subito. Vuoi comprare qualcosa per te? Un gelato, qualcosa? No, voglio solo andarmene. Va bene, papà torna subito, ok. Dani, sono uscita. Avevo dimenticato di averti invitato a uscire, ma ho dimenticato che non potrò farlo. Ma cosa è successo? Avevamo fissato di prendere un drink insieme. Eh sì, cara, ma non sarà possibile, perché il mio carissimo marito è uscito per fare delle commissioni e io ho dovuto restare con sua figlia. Uè, ma perché questa faccia? Non ti piace? Ah, amica, a me piace anche la ragazzina, solo che non mi dà confidenza. Sai, non mi rispetta, non segue le regole di casa e diventa difficile convivere con lei. Ah, Dani, non sei se sei tu, perché sei sempre stata una persona molto difficile da gestire. Va bene, guarda, penso che forse sia il tuo modo di fare. Prova a parlare, sii più affettuosa con lei, forse si aprirà con te. Ah, non so se posso essere io. Ma hai ragione, sono sempre stata difficile da gestire. Il mio temperamento non è dei migliori.
Non sono nemmeno la migliore per conversare e nemmeno per capire le persone. Forse il problema sono io stesso. Sì, amica, a volte è bene riconoscere che siamo veri. Ma prova a parlare con lei, va bene? Sono sicuro che le piacerà conoscerti davvero. Ora devo andare, altrimenti arriverò molto tardi a casa. Poi organizziamo qualcos'altro, va bene? Bacio. Probabilmente è abituata al modo in cui sua madre si comporta con lei. Queste dovrebbero essere le sue vacanze e dovrebbe divertirsi. E penso che ci stia riuscendo molto bene. Cosa stai cercando? Il mio caricatore. L'hai preso? Luisa, se fossi più organizzata con le tue cose, non lo perderesti. Guarda, l'ho messo lì sopra il mobile. Sì, grazie mille. Va bene? Ora vado a lavarmi le mani. Fatto! Vado a lavarmi le mani. Pronto, complimenti. E tu, Africa, hai legato i capelli per il pranzo? Così non cade nessun capello dentro. Ah, può essere. Vengo qui, lo sistemo per te. Wow, eri davvero molto bella, sai? Grazie mille. Mia madre me l'ha chiesto. Tua madre lo fa per te, vero? Sì, è vero. Per questo non ero molto abituata alle regole della casa. Già, mamma, ti adatterai. E scusami se in qualche momento ho perso con te. Va bene, ora sono felice. Adesso non voglio nemmeno tornare a casa. E mi è piaciuto stare con te. Oh, mamma, te lo sto chiedendo adesso perché non voglio più andare via. Mi è piaciuto stare qui con Daniesa. Ah, davvero, mia figlia? Che bello. Allora hai imparato cose nuove lì, è così? Sì, mamma, mi ha insegnato cose. Rifare il mio letto, sistemare. Non voglio andare via. Mi vieni a prendere dopo le vacanze. Va bene, mia figlia. Un bacio, ok. Ah, chiamerò Daniesta, giusto? Bisogna ringraziare, no? Ciao, Oli. Ciao, Oli. Tutto bene? No, figurati. Non ho fatto niente di che. Oh, solo. Penso di aver notato che stavo essendo un po' scortese con lei, sai? È solo una bambina e non era abituata alle cose qui a casa. Ma è una brava persona e sta seguendo le regole di casa, correttamente. Penso che fosse solo un modo per parlare con lei. No, grazie mille, va bene? Ho chiamato solo per ringraziarti, Pupu, e alla fine delle vacanze la vengo a prendere. Va bene, allora ciao. Ah, chi pensato che fosse ispirato da un amico? Non è poi così male avere una figlia di Pasqua, vero?